parlare del cosiddetto asilo Angelo Custode, che in realtà oggi bisognerebbe chiamare scuola dell'infanzia Angelo Custode, ma noi di Fiume continuiamo a chiamarlo asilo, forse per motivi affettivi. Raccontare questa storia per me è un po' raccontare parte della mia vita, perché io sono nata 20 giorni dopo che la scuola dell'infanzia è incominciata, che l'asilo è stato aperto, è iniziato nella sala parrocchiale dell'odierna piazza Marconi, per poi passare in Villa Bice dei Richieri nel 1953. Dapprima sono state occupate solo stanze della villa, aule ricavate da stanze della villa, e successivamente negli anni 70 c'è stato un ingrandimento della struttura nella parte posteriore della villa, in modo da adeguare gli spazi ad un aumento di popolazione complessiva del nostro paese, ma anche ad una presenza di iscritti che ha raggiunto anche le 200 unità. Naturalmente, ripercorrendo questa storia, diventa inevitabile anche ricostruire un'evoluzione pedagogica nella gestione didattica, diciamo educativa, didattica dell'asilo. Si parte da una modalità, diciamo, di tipo agaziano, che significa insomma creare anche in asilo un ambiente molto molto simile a quello familiare, per avvicinarsi invece e arrivare negli anni 90 del secolo scorso ad una concezione dell'educazione della prima infanzia come vera e propria educazione culturale scolastica. Durante questo percorso io credo che vadano segnalati innanzitutto il ruolo di alcuni parroci che hanno dato indirizzo fin dall'inizio, quando era necessaria una grande visionarietà e anche una grande intraprendenza. Molti di loro sono stati abilissimi nel costruire rete di condivisione, di ricerca di sussidi. È stata creata insomma una logica di sussidiarietà circolare, che credo sia un valore anche per oggi. E questo fin dall'inizio si è verificato con Don Angelo Colusso, è stato potenziato da Don Ernesto Gasparotto, ha avuto un altro momento importante con Don Natale Padovese, poi tutti gli altri hanno fatto e continuano a fare un grosso lavoro di educazione orizzontale della comunità. Credo che dei vari poteri, delle varie associazioni, delle varie istituzioni di un territorio, quella della parrocchia sia quella che ha la possibilità, e oltre che probabilmente anche la vocazione, di fare educazione in senso orizzontale, per far lievitare un po' in tutti il senso di comunità, il sentimento di comunità, che vuol dire sempre mettersi a disposizione, a servizio gli uni degli altri. Un altro ruolo significativo, importante, va da riconosciuto alle suore francescane di Cristo Re. Sono state testimoni e protagoniste di un femminismo che noi probabilmente non conoscevamo, cioè donne semplici ma che avevano dimostravano una professionalità sociale, un ruolo sociale, si esponevano in un ruolo sociale, e da subito non solo con i bambini come asilo, ma anche hanno avviato esperienze di socialità, che allora si chiamava per esempio Gioventù Femminile di Azione Cattolica, che ha avuto un percorso lunghissimo insomma rispetto alla storia di Fiume. Io ho frequentato l'asilo in tempi di guerra, negli anni di guerra, quando povertà e pericolo erano diffuse.
a casa mia, mio padre era prigioniero in Germania e non sapevamo neanche se era vivo o era morto. E credo probabilmente nell'anno più duro per noi di Fiume, che è stato penso il 44, da un punto di vista estremamente personale e privato, per me i primi anni dell'asilo credo siano da, li ricordo come gli anni della mia prima socialità, e ho solo dei ricordi di giochi. Ci facevano cercare tra i sassi del cortile, in un'area vicina alla parete nord, diciamo, dell'asilo, ci facevano cercare delle perline che probabilmente le suore prima avevano seminato, avevano sparso, e allora affannosamente a cercare tra i sassi queste perline per farci un anello, una collanina, eccetera. Poi io, naturalmente piccola e ingenua, ecco, e cercavo anche a casa, non ne trovavo mai una, ovviamente, ecco. E poi nell'asilo, durante i miei anni di asilo, io ho anche fatto teatro. E credo, ecco, che sia interessante oggi ricordare appunto come la didattica della drammatizzazione, che si usa largamente anche oggi, era già conosciuta e sperimentata. Allora, un grande grazie a tutte le persone che hanno dato intelligenza, tempo, cuore, sensibilità. E di fronte ai problemi di oggi, che soprattutto sono una grande diminuzione di nascite, una certa instabilità sociale, grandi cambiamenti, credo, ecco, che ci sia bisogno di restare realisti rispetto alle situazioni concrete che esistono qui a Fiume, e che sia necessario continuare a fare rete, a riflettere su questa sussidiarietà circolare che deve esistere anche nei piccoli centri, che è la risorsa dei piccoli centri, insomma, si lavora gli uni per gli altri avendo al centro l'interesse delle persone. Auguri, perché il futuro può essere anche promettente, è sempre promettente, la vita vale la pena di farla continuare. Buon compleanno, asilo!